se persino le carti le ferite. L'amore è fatto così, un taglio qua, un taglio lì, solo un guerriero cicatrici antiche. Io zucchero giù, per addolcire un po' le tue sconfitte. Io zucchero giù, per raddrizzare le tue lance rotte. Io zucchero giù, io zucchero giù, io zucchero giù. Io zucchero giù. Tu puoi scommettere, io so, a chi la rosa darò, di quelle rose che non hanno spine. Quando si annusano un po', non puoi più dire di no al sole caldo delle tue mattine. Io miele, di quello fatto da me a vivere. Io miele, se vuoi addolcire le tue stanche sere. Io miele. Peperoncino per dare sfogo all'immaginazione. Peperoncino perché altrimenti resti un po' minchione. Peperoncino 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 Amici di Entrato TV, benvenuti alla decima puntata di Zucchero, Miele, Peperoncino, il programma che parla di telefilm, cartoni e film degli anni Ottanta. Ciao Carolina, come stai? Ciao Joelle. Come stai? Molto bene. Ah. Tu stai tutto bene, tutto a posto? Sì, ma... sì. Ma perché? Perché ho avuto un po' paura dopo l'ultima volta. Hai visto com'è finita la puntata? Sì, che quello barbuto, quello scale mi voleva avvelenare. Io pensavo fosse una brava persona, però... mi dispiace. Ah, mi stai chiedendo scusa? No, mi dispiace che ti abbia avvelenato. Sono contenta che tu sia ancora vivo, sì. Che sia qua tra... Sei contenta? Sì, sì. Quindi finalmente apprezzi quello che hai. No, perché la gente a casa... A 27 anni avere un morto sul gruppone non è una gran cosa, quindi voglio dire... Sì, ho capito, ma no, perché la gente a casa quando mi ferma mi dice: ma ti tratta proprio male quella Carolina lì. Sì, sì, mi dice così, ma perché ti tratta così male? Signora mia, magari un'anziana, così, ci vuole fare, io me la prendo così. Vabbè, questo? Sarà una punizione divina. Zolitto, Muzzoli, guardiamo due cartoni animati? Ma sì, mia bella pascerona! Oh, allora, dopo Sanpei viene un altro ospite, Carolina. L'hai invitato tu? No. Vabbè, intanto io saluto... Ciao Olli, ti presento... Allora, hai tirato forte, sto pallone. Che ma come hai imparato a tirare così forte? Due sta seconda. Omettati, ga? Mi gira il peto Sanpei da tua cazzo. Ah, interessante. Ma spiegami un attimo, ma come mai quando tiravate il pallone... veniva a forma di, non lo so, da rotondo poi diventava mezzo ovale, mezzo... Come tanti di caso con i pemoni? Sonde, con un caino mani, nido tu con i de qui! E poi gomma piuma! Che ti qui! Hai visto, caro? Ho visto! Ma di gomma piuma, testa piuma! Ma le partite le facevate tutte sempre con sto pallone? Che nome di questi che le danno lì? Quella di due sta seconda! Tagliami un po' una curiosità, Olli! Sì, adesso non ti casare troppo con sto pallone. Ma il campo da calcio, ma quanto cacchio era lungo? Omettati, ga! Mira il peto San Pietro tu a cazzo! Era interminabile, voi correvate, iniziavate un'azione, cose così e poi... Nessun giocatore della mappa è riuscito a fermare Hudson. Ma ora vediamo! E duravano tre giorni, no? Dopo tre giorni arrivavate lì e facevate il tiro. Omettati di caso con i pemoni! Comunque anche te ti porti bene la tua età, perché Sanpei aveva 52 anni e... Me lo ricordo. Tu quanti anni hai? Oia Isa, chi nome di questi che le danno lì? Parti anche bene, eh? Sì. Sta seconda. Va bene, allora. Vabbè, parliamo un po' di questo cartone. Oh, allora.
Il caro Olli qua è arrivato in Italia nell'86, luglio 86. Mm. All'epoca c'erano i mondiali in Messico, ma tu avevi solo un annetto, no? Sì, 86 sì, avevo solo un annetto. Io già ne avevo 4, niente, questo probabilmente è il cartone animato preferito dai maschietti. Mettati di casa, come vai, Demoni! E... tra l'altro Del Piero... si parla adesso ultimamente tanto di Del Piero, ha detto che se lui ha iniziato a giocare a pallone è grazie a questo lo cartone, deve a lui, come il mio anno di pallavolo, il tuo anno di pallavolo, il mio anno di pallavolo dovuto a causa nel tuo caso a causa grazie a Mila Zucchi. Scusate, tu quanti sport hai fatto? Perché io so che hai fatto tanti. Pallavolo, hai fatto basket con successo, immagino, proprio di quelli, fortissima, fortissima, infatti hai smesso. Guarda che se sono qua in televisione è grazie al mio passato da sportiva. È un motivo, ci sarà se sei qua. Guarda, va bene, comunque, fortissima. Guarda, guarda. Diceva, sì, ecco, però scusa, hai già rotto le palle. Che numero di questi che ritano lì? Allora, dicevamo, se Del Piero ha cominciato a giocare a pallone, lo deve ad Olli Hutton, no? Caso strano, questa è la decima puntata. E che numero portava appunto Olli nella maglietta? Tiro di Hutton! Ed è gol! Stupendo! Oh, sei tipo Oliver, perché tu all'anagrafe fai Oliver, no? Come si taglia l'olio? Oliver, Olli. Come Oliver Hardy. Pam, 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 pam. Senti, tu hai giocato, hai iniziato nella Gnuppi, una squadra di sfigati. Gnuppi, poi però sembra la marca di un di una scatola di cereali. Gnuppi, io mangio a colazione. Okay. E poi c'è stata l'unione tra la St. Francis, che è la squadra di del tuo amico Benji Price, e nella Gnuppi è nata la New Team. Nello scontro tra i due capitani ne esce vincitore quello della New Team. Tra l'altro questa maglia qua è fighissima. Potresti regalarmela a fine puntata. Mi pare che qua il giapponese abbia già imparato usi e costumi del bel paese. Bravo, 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 me ne compiace. Quella gliel'ho regalata io, se per te. Che nome di questi che le danno lì? Tra l'altro, guarda un po' subito, ha notato subito il tessuto. Scadente. Vabbè, allora facciamoci le domande. Era anche San Valentino. Allora, senti un po', Olli. Parliamo un po' dei tuoi compagni. Ecco. Di calcio. Chi è che ti stava più sulle scatole? Dai, possiamo dire. Sono passati tanti. Ne casi di un cuore attimo. Omettati di caso ne vai. Demoni. Mark Lenders. Era un po' arrogante. Mancano 2 minuti alla fine. Ho ancora il tempo di prendere la palla. E quindi posso anche riuscire a pareggiare. Anche il suo allenatore era abbastanza antipatico, non so quel pescatore. Aspettami, Olli, sto arrivando! Bello Satiro contro le onde del mare. Mettati di caso con i demoni! Anche tu ti allenavi così. Tu cosa tiravi così? Chi nome di questi che ritano lì? Ora ti do sta seconda! Omettati ga, mila i peto san pesato va a tu. Negati un cucù leva attimo. Cosa che poi era il tuo compagno di reparto, facevate, eravate i gemelli del gol, era Tom Becker. Che ti prendi? Non è Tom Becker. Non è più sentito. Fondi, sono caino ma ni do tu cune di qui. Oia isa, chi nome di questi che ritano ni? Ora il te due sta seconda. Senti un po', adesso ti farò una domanda un po' cattiva. Omettati ga. Mi piacciono queste domande. Mila i peto san pesato va a tu. Mark Lenders, Stone Becker, Benji Price in porta, poi parleremo anche degli altri portieri. Però qualcheduno dice che in realtà il più forte sia Julian Ross e che non ha potuto dimostrare di essere il più forte perché lui era malato di cuore. Mira, il peto San Pesa tu guagazza iso! Negasi te ogufune wa attimo! Omettati di caso funeva i pemoni! Chetti qui! Vedo che anche se sei giapponese hai preso la mimica proprio dell'italiano. Vabbè, comunque. Medio tra l'altro. Sei proprio dell'italiano medio, proprio, ecco, brava Carolina.
senti un po', Olli, la tua vita non era solo calcio, insomma, tu avevi anche una storia, cioè una mezza tresca con questa fattica. A me piacciono le storie dei calciatori, Sì, appunto, che tra l'altro... Mi compro un Novella 2000, Tra l'altro sta qua deve essere una rompiva, cioè... Tipo Carolina, no? Era una velina? No, tipo Carolina ho detto, perché la Carolina sembra tanto quella distaccata, però vi posso assicurare che poi... Telecamere spenta, una rompiva... Negati di un culo levattimo! Scusa, come poi? Ecco, che c'è? Ecco, ecco. Guarda un po' qua, 2 ore, Dormivo, potrò dormire? Ti sembra di non dovermi cagare per 2 ore? Vabbè, ma senti... ecco, grazie per la solidarietà. Quindi presumo che anche Patti è una roba. Però, nonostante tutto, poi... anche io faccio con lei. Non penso che Patti deve rompere le balle. Lui non me ne fa mai i cuoricini. Vabbè, comunque, senti un po', ma tu sei famoso per le rovesciate, no? Ma eri un po' invidioso dei gemelli Derrick che facevano questa... La catapulta! La catapulta infernale! Ehi, Jason! Ok! Che fa? Ma che succede? Jason Derrick si butta a terra con la schiena, scivolando sul terreno di gioco! Non comprendiamo che cosa voglia fare! Sto arrivando, Jason! Siamo tutti sbalorditi per la mossa dei Derrick! Noi siamo la catapulta infernale! Catapulta infernale! James Derrick è saltato sui piedi del fratello Jason, sdraiato a terra, e li ha usati come trampolino di lancio! Come un proiettile lanciato da una catapulta, James arriva di testa sul pallone! Il tiro è fortissimo! Ed è gol! Intanto ti chiedo... Omettati ga! Mihira ippeto sanpeitato wakattai zo! Negasete okufune wa attimo! Omettati ni kazufune wa ippemo ne! Kette kuri! Sonde, kono kai no ma ni nido to kunete kuri! Oyaji-san! Senti un po', ma come portieri... Insomma, avevi più difficoltà con Benji Price, con Ed Warner, con quello invece ciccione... Come si chiama? Chi nome di questi cretanoni? Ora ti do sta seconda! Lo grosso. Ometati ga, mihira ippeto sanpeitato wakattai zo! Negasete okufune wa attimo! Ometati ni kazufune wa ippemo ne! Dimmi un po', poi il tuo allenatore, quello brasiliano che ti doveva portare in Brasile se vincevi il campionato, Roberto Sedini. Brasiliano anche te! Sai che cosa sei se c'è un allenatore brasiliano? Sonde! Sì, ho capito, ma Juari, questo è Roberto Sedigno. Sono Kaino Mani Nido Tokunete qui! Chi non ha decaste che l'anno? Ora ti do sta seconda! Ometati ga, mihira ippeto sanpeitato wakattai zo! Vabbè, senti un po', Madonna, che storie triste sì, anche a parte. Lì, Oh, tu non facciamo una puntata di sfide? Sì, possiamo fare la storia di un attimo. Sì, appunto. Ma ultima domanda per chi? Questa sera a sfide. Ecco. Omettati di caso tu ne vai. Lascio poi andare. Ascolta un po', tu è oltre a vincere il campionato giapponese, no? Tu Pemoni. Hai anche il mondiale col Giappone. Cosa strano. Ma sai vorrei. Mi fai un autografo sul pallone? Ecco, hai vinto il campionato giapponese. E caso strano, dopo anni e anni, avete vinto il mondiale con. Tutti quelli che da bambini giocavate nel campionato. Ti prego, dai. Sono Kaino Mani Nido Tokunete qui. Grazie. Com'è essere campioni del mondo, Ometati ga, mihira ippeto sanpeitato wakattai zo. Negasete okufune wa attimo. Ometati ni kazufune wa ippemo ne. Sonde, kono Kaino Mani Nido Tokunete qui. Che casa figa che hai. Oyaji-san, kino ma de kashite kuretano ni, ora ti do sta seconda. Come dicono quelle che parlano bene, ma lei è fatta quante così. Macchine hai? Ce l'hai la casa? Mihira ippeto sanpeitato wakattai zo. Mi porti? Negasete okufune wa attimo. Tanto no, allora. Io ho un becco in casa, quindi... Omettati ni kazufune wa ippemo ni. Io c'ho le corna. No, non hai capito, non parlavo di te. Parlavo dello stambecco che c'è dietro casa. Sonde, sono Kaino Mani Nido Tokunete qui. No, c'è che ci abbiamo in campagna, dietro c'era uno stambecco, l'altro mi porti a fare un giro. Oyaji-san.
Ti mando un messaggio tra due ore, vado a dormire un attimo. Va bene, e fate un po' quello che volete, tanto a me non mi interessa. Hai capito? Hai capito? Chi non ha questi cretanoni? Tua moglie, tua ragazza, sì, no, non siamo ancora sposati, ci sposeremo, ribadisco. Sto parlando della sua. Ah, ecco, tu da quanto che sei sposato? Omettati, va? Mi gira il peto San Pietro tua cazzo di su. Poli, che fa sempre figo averci perso. Io faccio giornalista sportivo, no? Probabilmente quando mi sposerò con lei, che è il 18 maggio, ribadisco, un sabato 18 maggio 13, alle ore 11 qua la vaglia, insomma. Omettati di caso ne va i pemoni! Qualche giocatore curioso, vero? Ma sono tutti giocatori locali, capito? Ma di cronista sportivo, sai che quello che faceva la telecronaca in Ogli e Benji era veramente un telecronista del calcio minuto per minuto? Sì, lo sapevo. Sai anche come si chiama? No, non me lo ricordo, tu te lo ricordi? Sergio Matteoli. Ah, o Matteucci. Matteoli forse da qualche altro. Va bene, stavo dicendo, allora, io sono un giornalista sportivo. So che la cosa fa già ridere di per sé, però sono anche giornalista sportivo. Anzi, soprattutto. Il famosissimo giornalaio. Ecco, io mi faccio come giornalaio. Vabbè, il giorno che io mi sposerò con lei, insomma, tra poco più di un anno. Bisogna vedere, sai. Sì, ok. Succede nel passo d'egua su tai punti in anno. Quei giorni ci saranno i miei genitori, saranno i suoi genitori, ci saranno tutti i parenti, ci saranno tutti gli amici. Ciao Giorgio. Sì, saluta mio papà, saluto bene il suocero. Ho salutato anche tua mamma. Ma che si lamentano che saluti poco, più mio papà, si è sentito trascurato. No, Giorgio, non fare così. Ecco appunto, va bene. Poi ti faccio carezzine. Va bene, senti un po' per stringere. Allora, quel giorno ci sarà anche Pinatte, c'è l'Adriano, cioè, ci sono poi gli Bollandici. Siamo chi tutti, non questi anche, non anche Massilda. Vabbè, sai anche Massilda, che te la dici, Cucu. E poi verrà qualche giocatore locale, ma tutti i giocatori di qua, non hai capito, del set. Vieni, vuoi venire? Ecco, tu mi alzeresti un po' a livello tecnico, vuoi venire? Vuoi portare tu gli anelli? Mette qualche donato, però vabbè, pagliettini se lo prendi quel posto. Marco. Va bene, ci siamo guadagnati. Arriva quello famoso e guarda gli amici, si dimenticano subito di te. Ciao pagliettini, lui non gioca in seconda categoria. Vuoi dire qualcos'altro? Vuoi chiedere qualcosa? Quando sei libero per quel giro lì? La smetti, ti devi sposare, santa polenta. Vabbè, allora, direi che possiamo vedere la puntata la sigla di Holly e Benji. Poi quando torniamo passeremo alla seconda parte della trasmissione, dove parleremo dei telefilm. A tra poco. Due anni fa due cretini del posto si incontrarono in fila per andare al cesso. Entrambi patiti dei telefilm anni 80, sapevano di essere circondati da adolescenti sfigati. Oggi sono ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere, forse potete ingaggiare Carolina e Gioelito. Meglio che Gioelito fa cagare, cavolo, posso cambiare? Sei contenta di questo nuovo ospite? Insomma, contenta. Io quando ci sono degli ospiti sono sempre contenta. Sì, vabbè, no, dicevo, dato che. Finché non arriva Wonder Woman. Speriamo, carini. No, dicevo, dato che per lavoro io e te giriamo i campi di calcio, appunto, qua nella zona, insomma, qua questo è un giocatore un po' più importante dei. Quindi, non è che lo prendono. Vabbè, non faccio nomi, dai. Non fare nomi che poi ci vediamo. Poi si offendono con delle squadre. Vabbè, però ci hai preso confidenza con quello che ho visto, eh? Poi faccio sempre la figura del geloso, però non dovrei. No. Era molto convinto, vabbè, comunque. No, nel senso, cioè, la base dei rapporti è la fiducia, no? Sì. Quindi tu ti fidi se. Cioè, nel senso, non c'è problema se io vado un attimo a fare un giretto in macchina. Se tu ti fidi di me che faccio un giro con una biondona, per me non c'è nulla di.
Di cosa parliamo, Sergio? Allora, nella seconda parte, appunto, che iniziamo adesso a parlare, parliamo... Anzi, no, aspetta, fai una curiosità mia. Allora, tu sei di Lavagna, no? Mm. Quindi toglimi un po' la curiosità, ma... Sì, dimmi. A Lavagna si chiamano tutti Giuliano? Cioè, aspetta, allora... Che curiosità è? Ma perché, aspetta. Allora, mio suocero si chiama Giuliano. Sì. Cioè, tuo papà. Sì. Il sindaco di Lavagna si chiama Giuliano. Non si sa mai, bisogna sempre salutare un po'. Vai avanti. Poi tu, oltre a venire dietro con me per i vari campi a filmare appunto le partite, sì, tu sei anche nella regia di un programma storico di Antenna TV. Sì, anche più storico punto sport. Ma c'è anche Fra Amici di Giuliano Fogolo. Anche lui Giuliano. La parola si chiama tutti Giuliano. Sai com'è, è un nome normale, nel senso, sei tu che hai un nome che è tanto strano che ce ne sono pochi. Allora, in questa seconda parte di Zucchero a Miele, poi comunque mio papà è di Levanto, non è di Lavagna, quindi casomai è importata la cosa. E anche mezzo spezzino. Eh sì. Cioè sandoriano ed è mezzo spezzino. Ciao Giuliano. Perché squadra tifi come mio papà. Ma no, non puoi capire tutte queste cose. Va bene, vai. Un po'. Griffone. Ma non dire cose che non sono. Vai. Allora, nella seconda parte appunto di Zucchero, Miele e Peperoncino si parla di telefilm. E questo telefilm l'ha scelto la Carolina, perché ve lo dico subito, a me se c'è un telefilm che proprio non piace è questo. Ma ovviamente gli opposti si attraggono. Ce l'hai il numero di telefono di mia sorella? Sì, ce l'ho. Peccato che non ci sia mia sorella, mi sarebbe tanto piaciuto farti sentire la suoneria del telefono di mia sorella. Ah, perché? Cosa c'ha? Abbiamo sentito la suoneria. Stavi mica imitando me? Io niente. Cosa dici? Sei matto? Di solito dei cose non li conosco l'imitazione. Vabbè. Mi sorprendi sempre di più. Bella suoneria, Linda. Oh, bella suoneria. Bella suoneria, Linda. Complimenti. Cogliatina. Ciao. Parliamo della signora in giallo. Ronfate, io dormo. Sono un telefono proprio non mi piace. Ronfate. Io chiedo scusa alle sorelle Maggi, che sono tua mamma e le zie, e la Linda, ma se c'è un telefono proprio che non mi piace. Ma allora, questo telefilm, a parte il fatto che è il telefilm giallo più longevo di tutta la storia della TV. Pensa. Dati alla mano! Dati alla mano. Poi, diciamo anche un'altra cosa, va visto se non altro per guardare questo personaggio, questa signorina, signora, vedova. Una sfinge, è una mummia, cioè c'ha 180 anni. Oh misericordia. Intanto è del 25. Ok? È ancora vive vegeta e ci metterai 25 firme io a essere così alla sua età. Io non tanto comunque. Senti, allora, le mie zie, le mie due zie, nel 2009 sono state in America. Sì. Sono entrate al ristorante, sì, no? Così, come andare a mangiare un panino a Mary Jo. Un hot dog. Sì. E hanno incontrato la signora in giallo. Che sfiga. Io ti giuro che se entro, se io entro al ristorante e incontro la signora in giallo. E ti toccheresti anche te? No, entro in estasi, non hai capito. Quanto un po' sfiga la signora in giallo. Come ti permetti? Un po' di sfiga. Anche te con questa storia? Lo dicono già in tanti, lo dicono anche quelli del nido del cuculo. Come? Che parola non cuculo, eh?
non cuculo, nido del cuculo. Va bene. Non lo sai cosa dicono quelle nido del cuculo? No. Che porta sfiga, perché... E beh... Mi scusi, signora Flash, me la leva una curiosità. Tipo? Mi spiega come mai un quarto a mezzogiorno quando c'è lei c'è sempre qualcuno e muore? Che schianta. No, ma non è mia vera, è una coincidenza. Auguri, comunque. Maledetta, si offende mia se mi tocco coglioni. Ma scherza, faccia. Cioè, il nido del cuculo, sai, è un gruppo di doppiatori toscani. Spieghiamolo alla mia zia di Cogorno. Sì, alla tua zia di Cogorno, spieghiamo che la Lallalina, famosa, diciamo che il nido del cuculo è un... Alla Lallalina. È un gruppo di doppiatori di Livorno che ridoppiano scene di film, di serie, di cartoni in livornese. Con un senso tutto loro. Favoriamo un filmato? Cioè, secondo me, capito? Senti, calmati e spiegami a modo se è successo, per favore. Ero al lavoro, no? Allora di arrivati al campo fa boia. Io dico de, lui fa de, ma allora de. Sì, ma io non ho capito nulla, capito? Allora lui mi fa boia, io gli dico de, capito? Cioè, lui mi ha detto, de, perché te, de, allora di via, allora di là, allora di. Io gli ho detto, cioè, secondo me no, capito? Cioè, non hai ragione. No, non ho capito. Cioè, io gli ho detto, de, boia, però de, allora boia, se no de, è tutto sì, boia, de, capito? Cioè, boia, capito, de, boia. Ti rendi conto che onora che ragione non hai espresso un cazzo di un certo? A lui è arrivato e mi dice, de, capito? E io gli ho detto, cioè, io no. Metti in fila due parole! No, ho capito! Lui mi ha detto de boia! Due parole cambiano un senso boia. Una dietro l'altra! Boia de, gli ho detto! Lui mi ha detto de, ma allora de boia! E io gli ho detto, ah sì, boia! Senza ti dico, boia de! Allora non mi fa de, ma allora de! Allora io gli faccio de! E lui mi dice de, però de, anch'io de! Allora io no, de! No, così non si può andare avanti, veramente! Io non t'ho mai capito, è 20 anni che non ti capisco cosa cazzo dici! Boia de! Ho detto! Boia de! E lui mi ha detto, boia de! E io gli ho detto, ma allora de, e lui mi fa. È un dialogo fra premi Nobel, per davvero. De, sì, de. Vabbè, ti racconto un po' di cosa parla questa serie. Un po' come, intanto io adesso dormo. Dormi, metti giù, vai, come quelli a scuola. Perché a casa tua guardano quella, questa no? Serie, allora sì, a casa mia lo guardo io, lo guarda mia sorella, lo guarda mio nipote che sa che a mezzogiorno meno un quarto inizia. Che ci scappa al moto a mezzogiorno meno un quarto. Come dicono. A casa tua si vedrà quello, ma a casa mia negli anni 80, piccola parentesi, mia madre non guardava la signora in giallo, guardava allora perché? No, aspetta. Se sulla Rai davano la signora in giallo, a casa mia invece dominava, anche se... Dominavano le reti del biscione. Facevano vedere le telenovelas, quelle sudamericane. La donna del mistero. Come potevo recuperare la felicità di Dio? Santa Barbara. Topazio. Ieri sera hai parlato con Gianluigi. E dove? Sono andata a casa sua. Manuela. Marilena. Marilena lo guardavo anch'io. Vabbè, chiusa parentesi delle telenovelas con Grecia Colmenares e poi c'era un'altra che non mi ricordo. Grande! C'era anche uno fighissimo. E poi erano sposati nella realtà loro. Andavano sempre da Patrizia Rossetti in quel programma al pomeriggio. E che grande, grande. Bene. Scusa, ma vai, scatole così con questi fantastici, potevo... fantastici. Dai. E poi recitava anche. Ah, signore, in giallo! La signora in giallo, serie TV gialla che va in onda in Italia, in America prima, in Italia dall'88 al 97, puntate nuove. Una vacanza in perché le repliche, siccome è talmente longeva e talmente famosa, vanno in onda anche adesso. Scusa. E non mi dare testate con quel bello testone che c'hai. Li devo tagliare? Bravo. No, lascia quelli così attutisci quando mi dai delle testate. Allora, di cosa parla questa serie? Di una simpatica vecchina
Mi chiamo Jessica Fletcher. Una signora che è un ex professoressa di inglese in pensione, rimasta vedova a 50 anni del povero Frank, il marito si chiamava Frank, e diventata quasi per caso scrittrice di gialli. Scrittrice tra l'altro famosissima, un successo bestiale, no? Andava in giro, la conoscevano tutti. Poi cosa succede? La signora dalla morte. Appunto. E poi cosa succede? Che lei sì diventa famosa scrittrice di gialli e una persona, una signora molto curiosa. Per cui si impiccia spesso e volentieri dei casi polizieschi che avvengono, casi di cronaca che avvengono in città. Dove abita questa signora? A Cabot Cove, una piccola cittadina sulla costa del Maine. Voilà! Sì, ho capito. E, si dà il caso che muoiono sempre delle persone. Vabbè, ma non sempre a Cabot Cove, però insomma anche vagamente nel circondario. Comunque, lei si mette a disposizione dalla polizia. Ma perché? Ma vivi perché è molto più intelligente dei poliziotti con cui ha a che fare, che non troverebbero neanche l'acqua alla spiaggia. Chi c'era tra i poliziotti? L'uscire? Chi c'era? Il papà di Ricky Cunningham. Ah, Tom Bosley. Esatto. Che fa il poliziotto, lo sceriffo lì. Otto Tom Bosley? Non lo so. Sì, è morto. Vabbè, vai avanti. Ma cosa c'entra? È una serie. Allora anche lei se la vede brutta in quasi tutti gli episodi. Non muore perché è la protagonista. E siccome oltre a essere la protagonista in realtà è anche una persona molto intelligente oltre che molto simpatica. I know they love la signora in giallo. Dal 91 è diventata produttore esecutivo, cioè è quella che caccia i sordi. Oh. Dal 91 in poi. E lei e il marito hanno acquisito la maggioranza dei diritti di questa serie, per cui vabbè, lei te la ricordi? Eh sì, ma non lo ricordo per una cosa disneyana. Tale's old as time, true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast. Disneyana. Che gioia piroettar, bighellonar e danzare giù nel fondo del mar, così. E poter vedere a tu per tu quel che c'è nel mondo di qua giù. E qua, nell'azzurra immensità, vedrai. Quanta gioia proverai. È bello ballonzolar e sgambettar e nell'acqua senza ostacoli piruettar. Chi è caos del mondo più lontano sembrerà la felicità. Vicina sembrerà, la troverai quando starai folleggiando giù nel fondo del mare, così. La troverai quando starai folleggiando giù nel meraviglioso, spettacoloso fondo del mare, così. Pomi d'ottone, manici di scopa. Fantastica quando arriva. Oggetti inanimati, morti. Quando lei. Guarda, allora ti devo ancora dire da dove trae ispirazione questa serie. E allora cosa fai?
ridi tantissimo. Ma vediamo, racconta. Vediamo. Allora, il nome di questa serie, il titolo originale di questa serie, non è La signora in giallo, ma è Murder, She Wrote. Mm. Che vuol dire omicidio, ha scritto. Questo titolo trae ispirazione dal titolo di un'altra serie televisiva che si chiamava Murder, She Said, cioè omicidio, ha detto. Vincente. Questa serie televisiva è la trasposizione cinematografica delle avventure di Miss Marple, personaggio creato da Agatha Christie. Il corrispettivo femminile di Hercule Poirot, quello che era belga però si incassava se gli dicevano che era francese. Sì, quando parli mi sono parafrasata. Sai che quando parli in francese, io come Gomez mi affamigliavo. Lo so. Beh, insomma, gli autori della serie chiedono a quelli che hanno i diritti di Miss Marple, sì, se possono usare le storie di Miss Marple. Ma perché? Si vedono rifiutare i diritti. Così, invece di creare una serie su Miss Marple, hanno creato Jessica Fletcher. Angela, perché l'attrice è Angela Lansbury. E hanno chiesto ad Angela Lansbury di interpretarla, questa parte, perché la stessa Lansbury aveva interpretato Miss Marple in un film che si chiamava Assassino allo specchio. E so tutte! Angela Lansbury, per la verità, per la precisione, aveva già interpretato un personaggio in un film di Agatha Christie, non con Miss Marple, ma con il buon Hercule. Sì. Ed era niente meno che Assassino sul Nilo. Faceva una parte bruttissima di una ubriacona che sarebbe morta di cirrosi epatica se non le avessero sparato lì in una scena del film mentre beveva un coccodrillo. Era un cocktail che si era inventato. Ma cosa ti sto a dire? Mia sorella capisce. Here, barman, this crocodile has lost its croc. Dai, chiudiamo questa seconda parte. Intanto io e gli altri intenditori che sanno a cui piace il giallo, a cui piace Agatha Christie, a cui piace il buon cinema e le grandi attrici. Le sorelle Maggi e le sorelle Vassi, cioè fai un totale 5 persone. Ma se è la serie più longeva della storia ci sarà un motivo. Già Giuliano diceva già più furbo. Intanto la conosce e la conosce perché la subisce passivamente, poverino, ma fa anche pena quell'uomo lì, eh. Ciao Giuliano. Ma la pianti, ma anche Tommy lo vuole vedere. Tommy è un bambino, poverino. Intanto si appassiona. Ma Tommy gli voglio bene, dai. Vabbè, chiudiamo questa seconda parte. Chiudiamo anche questa pagina familiare, la chiudiamo. Okay. La chiudiamo. Vabbè, tu guardavi Topazio. No, le subivo passivamente. Mi fai fin pena. Grazie a col denare. Era bionda. Beh, allora, detto anche delle telenovelas di cui sei appassionato tu. Guarda, possiamo passare alla terza parte della trasmissione. Sì. Te la senti? Sì, io me la sento. Detto anche, appurato che il giallo non ti appassiona più di tanto, non ti trema l'oro delle mutande, ecco, dall'emozione. Sì. Torniamo sull'aspetto calcistico che mi sembra più ferrato. Sì. Terza parte. Halt! Un momento! Ed ora le proiezioni! No, ma che film è? Un porno. Ma dai, non l'ho mai visto! Di lacro vediamo. Volevo iniziare come generalmente inizio dicendo: oh, però ho visto che qua qui presente mi fa il verso, quindi inizio come inizierebbe lei. Io non inizio così.
terza parte di Zucchero, Miele e Peperoncino. Ovviamente parleremo del film questa sera. Infatti sembravi la zebra di Madagascar. Terza parte, ovvero quella relativa ai film. Ovviamente abbiamo parlato di Ollie e Benji nella parte relativa ai cartoni animati. C'è una puntata calcistica, si parla del film per antonomasia. Hai mai visto quella puntata della signora in giallo che gioca a calcio? L'allenatore del pallone, film del 1984, diretto da Sergio Martino, interpretato da Lino Banfi. Te lo ricordi? 5-5-5. Ecco, appunto, non con 4-4-2 o 4-5-1. Lino Banfi giocava col 5-5-5. Io ho detto 15 perché mentre i 5 per esempio della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono e così viceversa. Allora la gente pensa che c'ha 5 giocatori in più, invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti gli altri 5 vanno dietro e durante questa confusione generale le squadre avversarie si diranno che sta succedendo e non ci capiscono niente. E nemmeno noi. Oh Carolina, tutti i tifosi della squadra di calcio che adesso lo risottolineiamo non abbiamo capito. Però magari tuo papà, che ha qualche anno in più, ti porta a dire che adesso il calcio italiano è un po' povero, no? Una serie A con pochi campioni. Quando invece hanno girato l'allenatore nel pallone, siamo nell'84, il calcio italiano era forse all'apice a livello mondiale. Probabilmente era il campionato più bello che c'era al mondo. Vuoi perché l'Italia era diventata campione del mondo nell'82, quindi 2 anni prima, caso strano l'anno della mia nascita. Da lì poi insomma sono cominciati a venire stranieri prestigiosi, c'era Maradona, Falcao, Platini, Rummenigge, Junior, Socrates, vabbè insomma tutti questi giocatori. Oh, ci sei? Vabbè insomma grandi giocatori, Zico. E quindi la Serie A era una Serie A molto corposa, insomma una Serie A. Che mi fai gli elenchi poi pretendi che non ci pensi. Stavo cercando di ravanavo nella mia testa immagini televisive di questi calciatori. Parentesi. Io sono un giornalista sportivo, non sono un calciatore, forse hai sbagliato proprio. Non c'entra, dove si picchia, non è che si può star lì a fare tante. Ah, si picchia neanche una cosa scelta. Certo, ma non c'entra. Mia nonna diceva. Non si fa quello che si vuole, si fa quello che si può. Diceva. Nonna Gella. Vabbè, comunque. E vai avanti. Allora, questa. Come faccio ad andare avanti dopo che mi hai detto così? Vabbè. L'allenatore del pallone, sono anche sbagliato. L'allenatore del pallone tratta la storia di una squadra di calcio, la Longobarda, che non esiste. Il Milan. La Longobarda. Versione del Milan. Una squadra che. Di che colore erano le maglie? Bianca. Non c'entra niente, vabbè. Il Milan non c'ha una seconda maglia, vabbè. Ce l'hanno un po' tutte, queste con bianca. Sì. Vabbè, la Longobarda. Si picchia. Sai che mi è venuto in mente un film di quelli stupidi con Christian De Sica, Massimo Boldi, si chiamava SPQR 2000 e mezzo anni fa. Sono pace questi romani. Esatto, esatto. E c'è una scena che vanno allo stadio. La squadra è la Mediolanum. Sì, il nome latino di. Tu mi segni il nome latino di. Milan. Milano. No. Il nome latino. Milano in latino si. Sì, Mediolanum. Ecco. Il Milan è venuto molto dopo, sai com'è? Sì.
Vabbè, dai, su, era per darti un là, per dire qualcosa sulla tua squadra. No, mi hai già dato un là prima così. Quattro... Sì, no. Va bene. Vabbè, questa Longobarda era in Serie B e vince il campionato di Serie B e viene promosso in Serie A. Oh, insomma, un po' come se il Sestri, metto un nome a caso, il Sestri vincesse il campionato, fosse arrivato in Serie B, vince il campionato di Serie B e va in Serie A, no? Te la sei guffata, eh? Vabbè. Ma non ci andrà mai, ragazzi. Nonostante il buon Juari fa un buon lavoro. Tra l'altro, in quegli anni lì Juari giocava in Italia, per dirti. Oltre a Zico, Rummenig, Platini, Falcao, c'era anche Juari che giocava in Italia. All'epoca giocava nella Cremonese, aveva giocato nell'Ascoli, nell'Inter, nella Cremonese. Se si foi, partiu, levou o nosso amor. E hoje eu soffro a dor de quem não tem o seu calor. Quem sabe um dia retornar, fazer feliz o nosso lar. Vai ver um outro alguém chegou pra te fazer. E poi ha vinto ancora la Coppa dei Campioni, mitico Juari, col Porto nel 1987, negli anni 80. Vabbè, comunque, chiuso parentesi. La Longobarda finisce in Serie A, ma cosa succede? Succede che il presidente non può permettersi una squadra in Serie A. Allora chi chiama? L'allenatore in piazza più scarso, no? Chiama Orozco Canà. Colgo l'occasione che siamo qui in televisione, che tutti gli sportivi ci vedono, per comunicare la mia decisione anche all'interessato, il nome di cui è Orozco Canà. Ma non le pare che sia una mossa un po' azzardata per poter sperare in un campionato tranquillo? In fondo, con tutto il rispetto per Canà, a me non sembra che abbia l'esperienza necessaria per un campionato così impegnativo. Che è interpretato da Lino Baro. L'ha preso perché lui, il presidente, sperava che appunto la Longobarda retrocedesse. Intanto già in campagna acquisti, gli vende i giocatori migliori, no? Insomma fa di tutto per far retrocedere la squadra. Però Canà, caro Lino Banfi, pensava di essere stato chiamato per le sue grandi capacità, no? E invece non è vero, infatti la squadra comincia a giocare con le grandi squadre, insomma con la Roma, con la Juve, con il Milan, sono battosta, no? Cose così. E allora si decide di intervenire sul mercato. Allora Lino Banfi insieme a Gigi Andrea, Andrea, quello, chiamo Loris, capo ufficio. Sì, Gigi era quello con i baffi. Brava. Andrea! Gisigno! Finalmente! Grazie, amico! Un servizio! Un servizio, lo stai facendo tu, servizio a me, non c'ho speech, come si fa? Brigate! Brigate, ma freghetto! Vanno in Brasile, perché all'epoca si faceva così, andavano in Brasile a visionare qualche calciatore, no? Te l'ho detto, c'era Zico nell'Udinese, c'era Socrates nella Fiorentina, c'era Junior nel Torino. C'era Juari nella Cremonese. C'era Juari nella Cremonese. Cosa fanno? Prendono Juari. No, prendono Aristotele. Ah, che è fratello di... È la risposta a Socrates della Fiorentina. No? Prendono questo Aristotele. Arriva in squadra e come tutti i brasiliani all'inizio soffre un po' di saudade, no? Su, dai, non piangere. Per cortesia, Aristotele vuole tornare a Brasile. Là sta mia famiglia. Ma che significa questo? Tu mi dici sempre che mi vuoi bene a me. La tua famiglia sono io, no? Fai finta che io sono tuo zio, tuo papà, tuo nonno. Mio nonno mi voleva molto bene. Sì. Mi cantava sempre una canzone brasiliana per farmi dormire. Vabbè, se per questo la canto anch'io una canzone brasiliana, vuoi che te la canto? Davvero? Adesso te la canto, non ti preoccupare. Io ho imparato subito il meccanismo. Bravo. Allora per fargli un po' passare questa saudade, l'ospitano a casa, tra l'altro la figlia di Lino Banfi si innamora anche a mezzo di... anzi si innamora di Aristotele, no? E Aristoteles comincia ad avere un po' più fiducia in se stesso, cose così, comincia a giocare, comincia a segnare, insomma sta squadra qua sta andando abbastanza bene, si può salvare, cose così. Poi all'improvviso, quando mancavano appunto l'ultima partita di campionato che la Longobarda era lì per salvarsi, il presidente fa
un discorso a rinnovarsi dicendogli: guarda, se tu perdi, ti fa proprio così, se tu perdi, qua c'è già il contratto firmato da me per l'anno prossimo, no? Però in Serie B. E ovviamente Banfi, un po' seccato, accetta, no? Accetta. Però poi sai com'è, incrocia lo sguardo, mi sembra un po' addormentato con quei sbadigliari, incrocia lo sguardo della figlia che dice: dai papà, fai giocare Aristotele, no? Fai giocare Aristotele, sarà allora lui, non la fa. Fa giocare Aristotele. No, anche perché ci sono i tifosi della Longobardi. Ci sono due fratelli. Sono un capo tifoso! È capo tifoso questo! Oh, se mi vede parlare, mi parli. Io sono un uomo democratico. Mi dica pure. Permette? Prego. Lei ieri ci ha fatto prendere quattro pappine. Sia gentile. Lei ieri ci ha fatto prendere quattro pappine. Sia gentile. Ma scusi un attimo, ma ha detto le stesse parole, ma lei già ha permesso a mettere il pomodoro in bacio alla gente? Sì, perché? Ah, siete due. Cambiano le chiavi! Che insomma, è altri tifosi che se no li facevano così. Così, no? Così. E allora butta nella mischia, appunto. Aristoteles giustamente se ne scalda quei 5-6 così, fa il gol e la Longobarda si salva e la scena finale è molto divertente. E il Longobarda viene licenziato. Sì, ma la scena divertente è che intanto il presidente aveva una moglie abbastanza facilone, insomma se la faceva con il capitano della squadra, un certo Speroni, no? E il finale del telefilm è divertente, anzi se lo vediamo. Arrivati in fondo a questa puntata, Joel. Non solo mi fai il verso, ma adesso mi rubi anche. Ma fai tutto a te. E Joel. Come lo pronunci tu? Joel. Sì. Siamo arrivati in fondo. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Io vorrei salutare il mio amico Renzo Bertocchi. Oh, bravo. Che Renzo. Ogni giorno che mi vede per la bagna benedice questa nostra unione, ma a modo suo, e quindi io lo ringrazio e anche salutare. Quindi mi fa anche piacere che ci guarda, nonostante tu l'avessi paragonato. Però, però ti devo dire questa cosa, io l'ho incontrato a fare colazione al bar. Da Tuletti. Beh, ovvio. E mi ha detto, ma non so capisce niente quando parlai di cosa parlai. Se uno non capisce dall'inizio non si capisce niente. Però è rincuorante che lui, nonostante non capisca nulla di questa trasmissione, segue, resta guardaci. Perché in fondo ci segue, vuole dal bene. Buon esempio. Ci vuole bene. Secondo me ci ha un po' adottato, un po' come figli adottivi. Sì. E poi soprattutto non ci ha pestato dopo il paragone con che hai fatto tu. Che ho fatto io. Sì, vabbè, ma tu però hai concordato, hai sottoscritto subito. Vabbè, ma io se t'ho scelto perché in pratica hai mai detto di sì come agli scemi. No, ti spiego, no, perché mentre io per te sono una cosa capitata così, sono cose che capitano. Io ti ho scelto. Pensa un po', avrei mangiato pesante quel giorno lì. Vabbè, io saluto Tommy invece, che Ciao Tommy. È a casa. Va bene, concludiamo? Concludiamo. Allora, è finita la decima puntata. Tra l'altro, decima, come quelli forti nelle squadre di calcio. Sì, quando te l'ho detto un'ora fa io non avevi capito questo. No, tu mi hai chiesto una... Vabbè. Buonanotte a tutti. Sigla. Seguendo riti antichi, pizza, prosciutto e fighi. Per quanto vada male c'è sempre da mangiare, è l'ultima canzone, la lascio nel bicchiere, c'è sempre un'occasione per vendere il sedere. Io non rinchiudo.
corro midi, pizza, prosciutto e fighi. Un sogno, una risata, la vita raddrizzata. E quando sono stanco mi trovo un'altra donna. Ho sempre fatto banco alzando un'altra gonna. Pizza, prosciutto e fighi e altre cose. Nessuno chiederà in alle ose. Pizza, prosciutto e fighi e tanto basta. Il resto me lo tengo nella testa. E siamo tutti amici. Pizza, prosciutto e fighi. Scambiamoci le mogli, io posso fare il jolly. Son scapolo da sempre, non cedo la mia fetta. Non resterà mai niente di un bacio su una tetta. What you are, 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 what